Per questa partita 5 di vantaggio per Sacramento. Il pick and roll di Bobby Jackson rimette nelle mani di Weber. Weber contro Nacke, la pesca ancora il taglio di Divas, che si mangia ancora un canestro da mezzo metro. Corre Philly, alza per la deviazione al volo di Nacke. 4 punti in contropiede di Dallas, tutti frutto degli errori da un metro di Divas. Sì, del tutto inspiegabile, al di là del fatto che il ritmo è molto alto. Weber sta giocando per lui e lo fa in maniera notevole. Non si può dire che Sacramento non prenda buoni tiri in questo momento della gara e che gli sta uscendo di tutto. Allora Weber dice, vabbè, adesso mi avete veramente rotto. E va a schiacciare dopo la deviazione di Divas, molto più attivo a rimbalzo d'attacco rispetto a quello che avviene sotto il proprio tabellone. Uno contro uno di Nash, che appoggia al vetro, si lotta per la palla vagante. Weber per Stojakovic, due contro uno per un attimo, va per capitalizzare Bobby Jackson, subisce il fallo, il ritmo rende impossibile il racconto della partita. No, dovete accontentarvi proprio delle immagini che scorrono, e ne scorrono tante. Si può soltanto anticipare che probabilmente questa sarà una grande rivalità per gli anni a venire. Una rivalità si crea con tanti duelli diretti in partite che contano, e direi che mi sento cautamente ottimista. Eh sì, cautamente ottimista. Qui intanto, guardate, non si può difendere meglio di quello che ha fatto Peja Stojakovic, ma Finlay è in una di quelle giornate in cui il suo atletismo è debordante. Con la mano rotta, in qualche maniera Nacher la mette. Guerriero, se ne ho visto uno recentemente con la mano rotta. Qua vedete Justin Timberlake del Boston, il parrucchiere di Pollard è intervenuto pesantemente, il padre putativo di Edo, vale dire Divas, ha scosso la testa, fumando la 40ª sigaretta della giornata, peraltro. Esatto, Pollard ha detto suo padre non l'ha presa bene, e la domanda è stata, ma scusa, ma quando l'ha visto suo padre? No, ma dico Divas, il padre vero. Esatto, quello che ormai si ritiene l'unico proprietario. Nacara dentro contro Weber, attaccare Weber è sempre un piacere per tutti, per come lui ti prende mentalmente, se non si sente particolarmente stimolato, fallo gratis. Esatto, se marca Carmalone difende, sì. Se marca Nacara lo marca così. Non gli interessa la questione, guardate come si fa a tagliare davanti, come prende male il contatto e come muove male braccia e piedi, tutto quello che non volete vedere. Esatto, il contrario di quello che si dovrebbe fare è mai farlo contro Eduardo Nacara, il messicano da Oklahoma, scelto da Houston e ceduto poi a Dallas. Contro Wally Szczerbiak nella serie contro Minnesota, un tuffo che Nelson ha paragonato a quello famosissimo di Dave Cowens, e Nelson era in campo quando Cowens fece quel tuffo. Nel torneo in CAA del 99 Nacara rientrò in campo dopo una collisione tremenda con Mateen Cleaves, che in questo momento è in borghese, credo, anche per questa gara 3 sulla panchina dei Sacramento Kings. Cleaves, eccellente giocatore di football, ha detto: la collisione più dura della mia vita. E Nacara tornò in campo dopo 5 minuti di finte cure negli spogliatori. L'ho vista ed obiettivamente quell'azione faccio fatica a scordarmela per il resto dei miei giorni. Proprio come quella che ha coinvolto Keith Wesley, stavolta Weber si è trovato bene. Eh beh, 17 per Weber, era atteso, diciamo così. Sì, era atteso assolutamente, ma soprattutto è atteso nel quarto periodo. 7 di vantaggio per Sacramento, pick and roll laterale tra Finley e Nash, ovviamente cambio perché non c'è altra situazione. Stojakovic è attaccato da Nash e adesso Nash crea degli spazi davvero notevoli. Guardate qui intanto la palla di Bibby, bellissima palla, ma mi impressiona di più quello che abbiamo visto dall'altra parte. Cambiano contro Nash. Nash non raccoglie mai palleggio, è veramente l'erede di Stockton, ti fa pagare ogni cosa. Diciamo che non economizza sulle decisioni di cervello. Sbaglierà 4-5 cose a partita giocando a quel ritmo e su un numero di possessi attorno agli 80. Se vogliamo tornare al 1998, Phoenix, Arizona, i tre playmaker della squadra. Allora, titolare Jason Kidd, secondo playmaker Kevin Johnson, terzo playmaker Steve Nash. Non malissimo, probabilmente la miglior concentrazione di tutti i tempi nel ruolo. Voi capite che però Steve Nash adesso io me ne andrei. Ricezione per Stojakovic, che lavora sul perno e subisce il fallo di Buckner, il vice allenatore di quella squadra. Si chiamava Donny Nelson, il figlio di questo qui, quindi qualcosina papà ha detto, papà guarda che quello può venire fuori bene. Ed è venuto decisamente fuori bene, al di là di un inizio complicato, difesa americana di Buckner su Stojakovic. Glieli fa guadagnare i suoi tiri. È difficile che Stojakovic lo batta mettendola per terra, deve tirargli sopra, però chiaramente Buckner ha una difesa vecchio stile americano.
Trentello di Stojakovic in gara 4 contro Utah con 4 su 6 da 3 davanti al tifo dell'adorato fratello Nenad. Fino a quel momento Stojakovic aveva un 4 su 16 da 3 nella serie contro i Jazz. È un giocatore che tendenzialmente viene fuori col tempo nelle serie. Sicuramente, 4 di Stojakovic che deve ancora sbagliare un libero nella serie. 7 di vantaggio per i Kings, ultimi 90 secondi di primo tempo, e Finley non è arrestabile neanche da grandi difensori individuali come Turkoglu e compagnia. Bobby Jackson per Stojakovic, marcatura davanti, grande ricezione di Weber nella specialità ricezione dei palloni in post basso. Weber è numero uno, mani basse del mondo cestistico. Non ho dubbi, Turkoglu difende splendidamente qua contro Finley, bel passo di arretramento, 14 punti di Finley che definirei elettrici, uno più bello dall'altro. A proposito di belle palle date dentro, questo è il contagiri di Stojakovic, devi poi farne l'uso che ne fa Weber sull'aiuto, grande facilità di controllo di corpo, mandare fuori tempo il difensore, però gran palla di Stojakovic, numero di belle giocate all'interno di questa partita, siamo quasi in tripla cifra. Fantastico, veramente fantastico, se ci fermiamo al dato estetico, ripeto, è il meglio che la pallacanestro possa offrire in questo momento, in qualsiasi punto del mondo, e lo sappiamo perché abbiamo visto quella partita di fine novembre tra Kings e Mavs, aveva già fatto balenare scenari di questo tipo. E questi sono gli anti-Shaq, a parte il fatto che si sta giocando questa partita avendo negli occhi gara 2 dello Staples, e quindi la parola d'ordine è tutte mai battibile. In più, come strutturazione mentale, tecnica e complessiva di pallacanestro, sono veramente gli anti-Lakers, gli anti-Jackson. Possibilità di palleggio per Nash, si butta dentro, tiro impossibile, lo mette come stesse bevendo una tazza di caffè. Ti diffido dal chiedermi commenti su Nash per il resto della serata. Bibi va sul blocco di Weber, il suo tiro sbagliato, rimbalzo lungo per un attimo controllabile da Turkoglu, ma il giocatore turco viene colto in contropiede, recuperano i Dallas Mavs, che anche loro non sono andati malissimo in attacco, sono a 59, ultimi 50 secondi del primo tempo. Eccolo Nash dal palleggio contro Bobby Jackson, serie di blocchi per Van Effel, poi blocca lui per Nowitzki, uno contro uno isolato con Turkoglu, arriva il raddoppio di Stojakovic, Nowitzki prende, tira e segna, meno 3 Dallas. Non l'avevamo visto al suo meglio fino adesso, qua inopinato movimento di Stojakovic per andare ad aiutare Turkoglu, c'è comunque altri colpi in canna. Canestro pazzesco di Hidayet Turkoglu, attentano a quota 70 i Sacramento Kings, il palleggio per Van Exel, libera dello spazio Nacker, attenzione all'uscita di Nowitzki dal blocco di un esterno che questa volta è Steve Nash, anticipo forte di Jackson che va a prendere il tedesco, poi esagera e va a commettere fallo, arriva anche il pugno di Jackson ed è espulsione direi per Bobby Jackson. Questa è interpretazione letterale del regolamento NBA, guaio di ciclopiche dimensioni per Adelman, perché Jackson è il giocatore che tra gli esterni più di ogni altro gli cambia la partita. E Cristi ha una caviglia quasi andata, questa potrebbe essere la chiave di gara 3, la più banale possibile. La più banale, la più inutile, Jackson si è fatto pescare proprio dagli arbitri in una situazione in cui ha dato un pugno, e dare un pugno significa essere espulsi nella NBA. Gli arbitri adesso stanno proprio, secondo me, discutendo tecnicamente se si tratta di pugno o se si tratta di qualcosa di diverso, perché la decisione differisce. Ecco, l'amministrazione veramente più importante, però questo gesto mi sembra significhi espulsione. Tecnico però viene segnalato. No, tecnico e non espulsione. Il primo gesto era stato chiaramente per un'espulsione con il pollice. Andiamo a rivedere tutto, se Jackson resta è un affare per il Sacramento Kings. Ecco il contatto, tutto inutile quello che succede dopo, anche se Nowitzki ha fatto abbastanza il bullo. Qui vedete proprio che Jackson viene in un primo tempo espulso, poi è stato visto che il contatto evidentemente non era così grave. Sì, perché è stato ritenuto una pacca un po' più violenta, cosa che a mio modo è anche probabilmente, però è chiaro che l'aveva espulso, decisione molto molto controversa. Oh, chi ha più ghetto tra Nowitzki e Jackson? È una bella gara. Qui vedete Cuban che Sandy dice Mouth. Giusto, Sandy Mouth, espulsione, mandalo fuori.
queste immagini dovessero vincere i Sacramento Kings questa partita, le rivedremo molte volte. Comunque anche Nowitzki ha fatto una bella porcheria, eh? Sì, mica da ridere, infatti quella è la domanda sul ghetto, però potrebbe averla fatta peggiore di tutti Bob Delaney. Se lo tiene in campo si è rimangiato clamorosamente una decisione. Probabilmente ha ragione chi gliel'ha fatta cambiare, però è duro tornare indietro, eh? Eh sì, effettivamente è dura in quella situazione rimangiarsi comunque una decisione presa così chiaramente e davanti a tutti. Rimane comunque Bobby Jackson. Dallas sfrutta tutto questo per tornare a soli 2 punti di distanza e arriva il fischio dell'arbitro che pesca il piede di Turkoglu sulla linea laterale. Se i Mavs dovessero segnare in quest'ultimo possesso, praticamente si sarebbe giocato un tempo, 24 minuti e non so, già 150 tiri per una totale parità. Questa è una partita che è un manifesto per la pallacanestro mondiale, un po' per i giocatori che ci sono di tutti i continenti, un po' per quanto è divertente. Credo veramente che sarebbe anche più divertente dal punto di vista complessivo una serie finale senza Shaq, per vedere un altro basket, meno vincolato.